Siamo con Ivano Boscolobiello e il sindaco Mauro Armelao alla presentazione di questa prima partita in casa, giusto? Nuovo stadio tra virgolette, ma rimesso a nuovo, fatto nuovo. Raccontatemi qualcosa. Sì, hai ragione, domani giochiamo la prima partita in casa del campionato, che sarebbe la seconda, con la novità che è dello stadio sistemato. Dopo anni la curva riapre, la curva degli ultra, la curva sud. Abbiamo fatto dei lavori, sono stati fatti dei lavori anche nella est, abbiamo messo i seggiolini, abbiamo fatto tutte le vie di sicurezza, i bagni nuovi. Per fine mese ci saranno anche le luci nuove. Anche le luci, per cui si potrà giocare anche in serale. Se serve, possiamo giocare in serale. Questo è merito dell'amministrazione, del sindaco che è qui con me, del vice sindaco, dell'assessore e di tutti i tecnici del comune e loro responsabile Stefano Penzo. Siamo contenti, domani partiamo, abbiamo voglia di fare un buon campionato. La squadra mi sembra che sia. La squadra, non diciamo niente, noi facciamo partita per partita e dopo vediamo dove arriviamo. Dovrete arrivare molto in alto, chi già si aspetta grandi cose. Speriamo, speriamo, dai. Sì, ha detto il presidente, insomma, questo binomio, no? Presidente della società, amministrazione comunale che ci crede. Che investe anche in un campo che comunque è un campo che è la storia anche della città. È un campo glorioso, porta anche un nome Aldo Edino Ballarin, quindi non dobbiamo mai dimenticare da dove siamo partiti e quindi era dovere anche di un'amministrazione comunale dar comunque risposta a una città, ai tifosi e anche alla presidenza della società che comunque si impegna per portare in alto la squadra e quindi da conto nostro dovevamo fare la nostra parte e abbiamo appunto deciso di dire, inutile, lo diceva anche nell'intervista di prima, inutile dire aspettiamo lo stadio nuovo. È vero che vorrei programmare, avere un progetto di uno stadio nuovo e aspettare magari un trenino del PNRR, però con la scusa di aspettare poi lo Il stadio tempo rimane passa, sempre il indietro. tempo passa. Quindi abbiamo già fatto delle migliorie, chiaramente, e quindi anche in vista di una auspicata, diciamo, promozione, no? Quindi ci siamo già portati avanti. Ecco, altri lavori verranno fatti andando avanti, insomma, così. A Ecco, step, Un cioè. work in progress. Esatto, Working work in progress, progress, bravissimo. lavori a step, però ci tengo a dire una cosa, avevamo accantonato dei soldi, no? Per dire di sistemazione dello stadio, no? Allora dovevamo decidere copertura della tribuna, curva. E allora d'accordo anche con il presidente, e sinceramente non è così scontato trovare anche un presidente che comunque è vicino anche alla tifoseria, e dire no, facciamo la curva sud, perché la curva sud da 10 anni è chiusa. Pensiamo all'illuminazione che da 20 anni non funziona. Quindi queste sono risposte importanti che diamo ai tifosi, alla città, e era doveroso da parte nostra fare la nostra parte. Perché dico sempre che ognuno per la propria parte deve giocare la partita, no? L'amministrazione, la presidenza, gli ultra, i giocatori, il mister, ognuno per le proprie al suo competenze, ruolo. ognuno ha il suo ruolo, ha le proprie competenze. Quindi ripeto, io adesso parlerò anche con i tifosi che vorrei fare il primo tempo in curva. Vorrei inaugurare la curva sud, la gloriosa Sarebbe curva anche sud. giusto, sarebbe anche Ecco. giusto lei e anche il presidente insieme in curva. Il presidente, ma deve seguire anche gli ospiti, la presidenza della società ospite, quindi ha un ruolo diverso. Il sindaco è un po' più Libero, gioca da il libero. sindaco tra la gente e il sindaco tra gli ultra. Ah, approfitto di questa occasione per dire che io ho letto tutti i commenti, no? Quando mi hanno visto che coloravo la curva insieme al Che presidente, hai che sono, tagliato esatto, no? l'erba, Insomma, tagliato infatti è l'erba. tagliata A me benissimo. piaceva il trattorino perché prima di entrare in polizia facevo anch'io opere di giardinaggio, quindi mi è rimasta questa passione. Io dico che in una città come Chioggia tutto è importante. È importante il campo da calcio, è importante la strada, è importante il giardino pubblico. Quindi però dovevamo partire, no? Da una parte. Noi siamo partiti, abbiamo iniziato e stiamo dando risposte. Ecco, quindi arriveremo anche dove c'è altro bisogno, e mi riferisco ai giardini pubblici dove giocano i nostri bambini. Ecco, quindi lì sapete benissimo che c'è un progetto del PNRR che è stato già finanziato per 5 milioni 200 mila euro e passa, grazie alla città metropolitana. Quindi
Quindi noi abbiamo già dei progetti in itinere per i giardini, però è giusto intervenire dove ci sono le emergenze, ecco, perché i bambini devono giocare in sicurezza, però i genitori devono prestare anche attenzione ai bambini. Qualche volta sì, il controllo dovrebbe essere esatto, fatto. Esatto, io passo per i giardini a controllare dove le cose non vanno a vedere, però vedo i bambini che giocano e i genitori col telefonino. Anch'io uso il telefonino, non è che non lo usi il telefono. No, ci accorgiamo che però lo usi. I bambini giocano. E però i genitori sono magari vicini, però distratti. Allora dobbiamo fare tutti la nostra parte. Noi dobbiamo sistemare, però i giardini, i genitori devono controllare stare i loro figli. Attenti i bambini e tutti insieme ci diamo una mano. Ecco. Buone notizie anche per la questione mensa delle scuole, poi parleranno anche i dirigenti comunali, quindi ci sono tante novità, ma abbiamo dato risposta anche alle famiglie che erano preoccupate, quindi arriverà una comunicazione da parte di dirigenti scolastici. Novità anche in quel settore allora? Sì, novità, ci sarà una nuova ditta e perfetto. Quindi i bambini potranno mangiare anche adesso in classe nell'arco che non ci sarà la mensa, che inizierà dal 3 di ottobre, insomma ho approfittato adesso perché... Fatto benissimo. Ecco, comunque grazie Ivano Bielo, grazie alla squadra, grazie alla società e forza Union Clodiense. Domenica, forza Union Clodiense, mi associo. Domenica vi voglio tutti allo stadio, finché ci stiamo venite allo stadio perché dobbiamo dare sostegno. Dobbiamo alla sostenere squadra. La squadra, è esatto. Giusto che sia così. Bene. Grazie infinite, grazie, grazie, grazie della grazie, disponibilità. Grazie. We'll be right back.